Come centro Sustainable Energy ci siamo aggiudicati un importante contributo all'interno di un'iniziativa partecipata dalla Commissione Europea e i Paesi membri chiamata IPCI. IPCI sta per Important Projects of Common European Interest. Sono progetti importanti, strategici a livello europeo, dove la Commissione ha identificato la necessità di robustire la filiera industriale. Come centro siamo entrati all'interno dell'IPCI sulle batterie, European Battery Innovation, EUBATIN in acronimo, dove abbiamo un importante contributo che servirà al centro Sustainable Energy per dare un supporto di ricerca, di innovazione, sia nelle presenti tecnologie che in quelle future, al settore industriale. Come centro tecnologico abbiamo l'obiettivo di accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie e di metterle più rapidamente a terra verso il mercato. Per fare questo avremo diverse collaborazioni strategiche per sviluppare batterie, soprattutto nell'ambito stazionario. La più rilevante e importante di queste collaborazioni è con un'azienda presente nel territorio trentino, Green Energy Storage, con la quale stiamo collaborando da diversi anni. Ma oltre a questo, per portare ricerca e innovazione anche nelle future generazioni di batterie, le cosiddette batterie a stato solido della quarta generazione e le batterie metallo-aria della quinta generazione. Entrambe queste tecnologie hanno delle grosse prospettive di crescita in futuro, in particolare naturalmente quelle sulla mobilità elettrica, ma anche le applicazioni stazionarie rivestono una particolare importanza grazie anche alla situazione attuale del mercato dell'energia, nel quale l'accumulo quindi di energia rivestirà un ruolo sempre più crescente per risolvere i problemi che ci sono attualmente, anche relativi all'accumulo di media lunga durata e alla differenza di prezzi che si realizzano sul mercato all'interno di una giornata. Fin qui GES ha sviluppato un percorso di eccellenza e costruzione di know-how in un settore strategico quale quello dell'accumulo energetico. E in questo percorso ha coinvolto la Fondazione Bruno Kessler e la Provincia Autonoma di Trento, soprattutto con la realizzazione del progetto finanziato Greenersys. Oggi, con il progetto IPCI, mettiamo a fuoco l'obiettivo di portare sul mercato globale la nostra nuova batteria a idrogeno, una batteria green, più competitiva rispetto alle migliori tecnologie disponibili sul mercato e basata su materie prime con una supply chain senza alcun rischio geopolitico. Il tutto continuando a investire in talento, ricerca e innovazione. Le batterie a flusso sono batterie ricaricabili di accumulo che si accoppiano molto bene alle fonti di energia rinnovabile. Accumulano quindi energia per poi riutilizzarla in momenti quando le fonti di energia rinnovabile non sono disponibili e quindi risolvono il problema della loro intermittenza. Gli elettroliti, che sono quella parte che definisce l'energia della batteria, sono liquidi generalmente e fluiscono all'interno della parte di potenza dove l'energia chimica viene convertita in energia elettrica o viceversa. Quindi energia e potenza sono disaccoppiate e scalabili indipendentemente. Questa caratteristica, insieme alla lunga ciclabilità, sono il grande vantaggio delle batterie a flusso. La nostra tecnologia utilizza un solo elettrolita liquido e dall'altra parte utilizza invece un gas, in particolare idrogeno. Cosa succede? Che l'idrogeno viene generato in fase di carica, viene stoccato e viene consumato in fase di scarica. In particolare FBK studierà le tecnologie delle batterie a flusso che utilizzino materiali ampiamente disponibili, a basso costo e riciclabili e sostenibili quindi per il deployment di questa tecnologia per l'accumulo stazionario di grande scala e nel contempo si occuperà anche delle tecnologie innovative per le batterie invece per le applicazioni mobile e in particolare per i veicoli elettrici. Abbiamo un po' l'ambizione di costruire nel territorio trentino quello che è una filiera, una piccola valle sulle batterie con un impatto rilevante anche nel contesto della provincia.
Il progetto U-Baiting porterà alla Fondazione Bruno Kessler poco più di 6 milioni e mezzo di euro, che uniti a circa 20 milioni di euro previsti nell'IPCA idrogeno, costituiranno quella base che ci permetteranno di costruire i nuovi laboratori, il nuovo centro e di fare uno scaling up delle nostre attività e della collaborazione che abbiamo con il settore industriale. Con la messa a regime di queste iniziative sicuramente ci metteremo tutto il nostro impegno per poter dare un impatto rilevante in quello che è il contesto del territorio della provincia di Trento.